Il canale YouTube More Slow is Dead ha pubblicato un video in cui rivela molte informazioni riguardanti la nuova serie di schede video Nvidia GeForce RTX 4000. La quantità di informazioni rilasciate comprendono molti dettagli come la possibile finestra di lancio e le prestazioni che avranno le nuove GPU. Stando ai dati trapelati, la GPU AD102 RTX 4090 dovrebbe avere una potenza inclusa tra i 500 e i 600 W. Nvidia inoltre sta lavorando allo sviluppo di un nuovo connettore PCIe Gen 5 in grado di offrire fino a 600 W di alimentazione in ingresso. Anche la nuova RTX 3090 Ti dovrebbe utilizzare questa interfaccia. Pertanto è molto probabile che anche la serie RTX 4000 adotterà questo nuovo standard PCIe. Il canale YouTube in questione riporta anche che la nuova gamma di schede video potrebbe fare uso di memorie GDDR7, ma non è chiaro se tali memorie verranno utilizzate sin da subito oppure solamente in futuro, applicando l'aggiornamento alle successive schede, come ad esempio le RTX 40 Super. Le memorie GDDR7 dovrebbero offrire velocità fino a 32 gigabit per secondo e si parla di 1 terabyte per secondo di larghezza di banda su interfaccia bus a 256 bit, che diventano 1,5 terabyte al secondo con bus a 384 bit e 2 terabyte al secondo su bus a 512 bit. Questa nuova gamma ADA Lovelace, in base ai rumor, dovrebbe essere composta da 6 chip GPU: AD102, AD103, AD104, AD106, AD107 e AD108. I primi 5 verranno utilizzati nei PC desktop e saranno presenti nelle soluzioni RTX 40 e RTX Workstation. La GPU AD102 sarà dotata di 144 streaming multiprocessor, per un totale di 18.432 core. Si tratta di un incremento del 71% rispetto alla RTX 3090. La GPU AD103 invece avrà 84 SM, circa il 40% in più della RTX 3080, mentre le GPU AD104, 106 e 107 rispettivamente 60, 36 e 24 SM. Tutte con un incremento tra il 20 e il 25% rispetto alla serie 3000. Un ulteriore miglioramento riguarda le memorie cache L2, con 96 MB disponibili per la GPU AD102, che diventano 64 MB sulla GPU AD103 e 48 MB su AD104. Le GPU AD106 e 107 avranno entrambe 32 MB di cache L2. Informazioni più precise e soprattutto ufficiali dovrebbero arrivare nel corso del 2022. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate di iscrivervi per non perdere i prossimi contenuti video.